Comunque, adesso recito questo pezzo perché qui ho la memoria del cellulare che un'altra volta è intasata, devo liberare tutto, scaricare le clip. Vabbè, l'importante, fratelli, amici, ragazzi, dico soprattutto a voi ragazzi, è che diciamo, il cellulare si può anche scaricare, la memoria del cellulare, oppure no, per meglio dire impregnare. Impregnare, e invece l'uccello, le palle vanno e come scaricate, bisogna impregnarle, bisogna diciamo impegnarsi per diciamo caricare diciamo, una donna delle nostre memorie condivise, coese. Non so se tu ce l'hai circonciso, ma insomma, quando diciamo, in una donna si entra per pura coincidenza in maniera, diciamo, coincisa, ecco, si viene, più tardi si viene e più di godimento forse si sviene. Ecco, poi esplodono tutte le vene, ecco, dice adesso mi sono perso, torniamo, ecco, la febbre del sabato sera, John Travolta. Beh, sicuramente era un uomo straordinario, era un ballerino che appunto il Saturday Night Fever mandava in ebollizione tutte le donne che appena lo vedevano, sì, pensavano, ma questo è proprio un bel tenebroso, e come l'indagatore dell'incubo, Dylan Dog, ed esclamavano: Giuda ballerino, sì, tradendo, diciamo, tutti i loro timori, potremmo dire reverenziali, quando si dice le timorate di Dio nei confronti dell'educazione cattolica, e cantando, o sperando di cantare con lui sotto la doccia, ecco, in maniera proprio armoniosamente coincidente, diciamo, amplessi quasi contundenti, da oro, incenso e birra come zucchero. Quante stronzate! Come zucchero, diciamo, filato, e come sugar fornaciari. Sono una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress dell'azione cattolica. Però non salva, diciamo, le ragazze dalla voglia di stimolare ai maschi l'erezione e lasciarsi travolgere da uomini, appunto, alla John Travolta, e non diventare delle pazze isteriche come Mariangela Melato, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, perché poi il cielo non è più blu, il cielo è sempre più blu, cantava Rino Gaetano, però poi queste donne frustrate sessualmente vedono tutto nero e proprio non lo vedono per niente. Andiamo avanti. Secondo me John Travolta è un genius. È un genius, un uomo che, essendo nato il 18 febbraio del 1954, non ha ancora compiuto 70 anni, ma nonostante sia oramai avviato alla terza età abbondante, nonostante l'alopecia, alopecia androgenetica galoppante, infatti John Travolta, a differenza di come appare nei film con tanto di parrucchino, di toupé, come si suol dire, è un bel pelatino, ecco, è un bel pelatino. Non so se è sposata ancora con Kelly Preston, eh? Sì, Kelly Preston. Chi non vorrebbe pelarla a Kelly? Pelando, il pelato è sempre stato un uomo, diciamo, molto bramato, basti pensare a Sean Connery. Mai dire mai, mai dire mai, anche se hai il cranio rasato. Basta che non mi fai la fine di Giuseppe Simone, che voleva e vuole,
tuttora, sapete chi è Giuseppe Simone? Guarda tuttora la figa depilata, ecco. Un mito, Giuseppe, la figa depilata, ecco. Sappiate che bisogna fare l'amore con delle donne ben rosolate come carne di brasato. Ma veramente io partorisco stronzate a tutta andata. Io credo di essere un miracolato. Appunto, avevo detto che la prima volta che visitai Roma fu in una gita scolastica e poi vediamo la data esatta, scusate, cerco su IMDb la data della premiere italiana di Gangs of New York, se non vado errato, se non vado errato, allora Gangs of New York è un film che viene annotato come film del 2002. In realtà fu presentato il 24 gennaio, vedete che non mi sbaglio, del 2003 in Italia. Quella sera accadde l'inverosimile. Infatti, da allora in poi impazzì sul serio, nel senso che prima ero, diciamo, un mezzo pazzo incosciente, una sorta di personaggio televisivo che aspettava solo il Festival di Venezia per fotografare gli attori, e poi presi coscienza di aver perso tanti anni della mia vita a celebrare le vite altrui, le stelle dorate, e appunto e non aver mai, diciamo, concupito quella che fu la mia prima donna, ragazza, diciamo, da me amata. Possiamo parlare di amore, un amore certo post-puberale, preadolescenziale, e infatti chi mi conosce lo sa. Accadde l'irreparabile, la gente non capì nulla di questa mia metamorfosi, piovutami, come si suol dire, dal cielo. Deve essere stata una folgorazione che risvegliò in me tutte delle passioni represse, e diciamo, mai veramente evisceratesi, nel vivere quotidiano e nel viverla in ogni seno, in ogni senso appieno. Di questo evento, diciamo, miracoloso, ho narrato in un mio post su Genius Pop, si chiama Angelico Miracolo durante la premiere di un film con DiCaprio, cercate pure, il racconto di cui vi sto parlando è molto aulico, molto poetico, molto romantico. Ed è stato pubblicato in una versione più giornalistica dalla Historica in me per i racconti di Cultora. Non vi sto mentendo, io non mento mai. Vi dissi che sarei andato a Roma a vedere The Irishman, me ne recai, poiché io a volte sono ancora un uomo malinconico come colui che nacque a Recanati, cioè Giacomo Leopardi. Uomo afflitto da un pessimismo cosmico peggiore, diciamo, della malattia metafisica di cui soffre Rascal alias Matthew McConaughey di True Detective. Però adesso posso dire di essere un uomo pindarico, un uomo che vede la vita, diciamo, in Technicolor come un arcobaleno. Quanti colori ha l'arcobaleno? Solo sette. Lo sai, però poi ci sono tutte le sfumature, diciamo, no? Ci sono tutte le sfumature come, diciamo, le tinture che John Travolta applica ai suoi capelli. Oggi è brizzolato, domani nero corvino, dopodomani castano, e forse John Travolta, ora che ha una bella pancetta, in queste sere d'autunno, di inoltrato ottobre, mangia anche le castagne. Ecco, il colore dell'arcobaleno più bello è l'indaco. L'indaco, balla Linda, balla come sai, balla come sai. Kurt Cobain cantava invece Come As You Are, Come As You Are, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, no, era Anita Ekberg, Marcello Mastroianni. Urlava Marcello, come here, che io sempre all'epoca io distorcevo molto la realtà. Io in quella scena lì ho sempre capito: Uccello, come here, cioè uccello, vieni qui.
E invece diceva Marcello Camia. Io, oh, scusi, avevo capito Uccello Camia, è colpa mia. E lì fu tutta una fontana, sì, di Trevi, sì, con tutti gli zampilli, sì, gli zampilli. Infatti mi ricordo in quella gita scolastica che con la scolaresca andammo proprio vicino alla fontana di Trevi, sapete che c'è questa leggenda, no? Si lancia la monetina nell'acqua e si esprime un desiderio. Ecco, io espressi il desiderio di fare l'amore con questa ragazza di cui ero innamorato in terza media. Posso quindi asserire che la leggenda della fontana di Trevi, secondo la quale se lanci la monetina nell'attimo stesso, diciamo all'unisono, in cui esprimi il desiderio si avvererà, è che è una grande stronzata. Come dicevano i 3-3, ve le ricordate? Il trio cabarettisti di 3-3? A me mi pare una stronzata. Ecco. Anche perché sapete chi fece all'amore con questa ragazza, il mio compagno delle elementari. Se l'è pure sposata, ha dei figli, e vabbè, prendiamola così, proprio l'abbiamo preso un'altra volta nel culo, vero? Ecco, andiamo avanti, ma non dobbiamo, ecco, lagnarci, dobbiamo soltanto, vero, donna, bagnarci, sostanzialmente. Ecco, sostanzialmente, quando si dice quello. Sì, quella lì, quella si è sposata, un uomo che è obeso, però, come si suol dire, lei sa perché l'ha sposata, perché quello è un uomo di panza, però anche di sostanza, e dentro la stanza. Basta, basta. La rima, create voi, appunto, la rima baciata. E torniamo appunto alle coincidenze, alle assonanze e alla musicalità della notte, diciamo, accordata a lamenti godenti, lamenti godenti, infatti più presente di godere, lamenti godenti dopo tanto tormento, dopo tanto tormento, e dopo la tormenta c'è l'arcobaleno che si staglia nel panorama con tanto di romantico vento. E sulla brezza, le brezza, brezza, ebbrezza del bere il vinello, appunto rosso di sera, bel tempo si spera, basta che non muori ubriaco. E, ecco, secondo me John Travolta è un genius. Allora, John Travolta nel suo carnet, non nella sua carne, nel suo carnet, diciamo, filmografico, anche appunto un film con Robert De Niro, Killing Season di Mark Steven Johnson, ed ha un film che andai a vedere al cinema, From Paris with Love. C'è anche From Rome with Love, che è il peggior film di Woody Allen. From Paris with Love di Pierre Morel, quella è una bella Morette, di Pierre Morel con l'ex di Pietro Taricone. Che pensate, Pietro Taricone, se non sbaglio, era nella casa del Grande Fratello assieme alla Plevani, di totale, pura, forse impura coincidenza, mentre Martin Scorsese stava girando a Cinecittà, quindi a pochi passi, Gangs of New York. Allora, Taricone sta. Allora, questo film, From Paris with Love, c'è anche Kaecia Smutnia, che non è una grande attrice, secondo me non è neanche una grande donna, ma sinceramente, una bottarella ci può stare. Una bottarella quando si dice tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca. Quindi non portarla mai a Roma, perché a Roma ci sono tante taverne, lì si beve il tavernello, e poi lei, tutta sbronza, desidera l'uccello, ma non il tuo, quello forse di John Travolta. Che sì, poi tu la porti al Festival di Roma. Lei era tanto innamorata di te, però vede John Travolta. Le sovvengono ricordi adolescenziali di quando uscì questo film, per cui lei tutta si illanguidì nei confronti di Travolta, cioè la febbre del sabato sera, e pensa a quanto era bello John Travolta, quanto avrebbe voluto succhiargli Ello, e di pura. Oh, e ritorniamo a
questo concetto. Si è sposata durante il matrimonio, dopo che si sposò, dopo l'altare della patria, no? Le lanciarono i confetti. Adesso mi sono un po' perso, scusate, che stavo dicendo? Allora, i confetti, allora, il concetto, allora, di puro. Era finita la memoria, ma le memorie, le mie memorie, la Total Recall. Sì, ho fatto come Arnold Schwarzenegger. Un atto di forza è stato il mio. Ancora conservo e lo conserverò sempre. Lo custodirò anche nella mia mente. Soltanto 2 giorni e mezzo in quel di Roma, vi dicevo, quando fui adolescente, il mio essere senziente. Talmente profondo. Fu scambiato per deficiente, poiché mi chiusi nel mutismo e mi sigillai, seppellii vivo, appunto come il grande Dracula di Gary Oldman, di Francis Ford Coppola. Al mio risveglio, la mia donna, la mia Mina Winona Ryder, cioè quella ragazza, scoprì che si era sposata e mi trasformai in una sorta di Christopher Walken della zona morta. Perché? Perché?